Allora, buonasera a tutti e tutti gli amici di TV City, un caro saluto da Edoardo Olmo. Questa è una trasmissione, si chiama Pillole di Oltre la Storia, che vuole essere una rubrica di approfondimento della trasmissione La Storia Oltre la Storia, dove cercheremo di far raccontare agli autori che hanno partecipato il venerdì, di raccontare alcune tematiche che non siamo riusciti a definire. E quindi oggi, anche oggi, abbiamo con noi Carlos Bisceglie, che ricordo brevemente è nato nel Sud America nel 72, ha viaggiato mezzo mondo, ha scritto tanti libri. Lo abbiamo intervistato anche nel corso della puntata precedente, dove abbiamo parlato delle piramidi, e oggi anche con noi per raccontare il suo libro su Akhenaton e sulla sua famiglia. Ciao Carlos, innanzitutto buonasera e grazie di aver partecipato anche stavolta. Grazie a voi per l'invito, un saluto a tutti gli amici. Sì, allora Carlos, noi ci siamo sentiti nel corso della puntata precedente, abbiamo fatto una chiacchierata un po' generale su quello che è stato il tuo libro della volta scorsa, e quindi adesso facciamo un approfondimento ulteriore sempre sull'Antico Egitto, dove ci racconterai il tuo libro su Akhenaton e la sua famiglia. Innanzitutto, se ci puoi fare una panoramica di chi era Akhenaton e perché è così importante da aver dedicato proprio un libro su quella persona. Diciamo che Akhenaton non dovrebbe esistere. Perché? Perché i faraoni che hanno susseguito questo faraone, che è vissuto intorno al 1400, hanno cercato di distruggere qualsiasi ricordo suo e della sua famiglia. Hanno spaccato le tombe, hanno cancellato i geroglifici, hanno distrutto tutto quello che riguardava questo faraone. E quindi quello che ci resta sono piccoli frammenti. Una capitale lasciata nel deserto e poca altra roba. Domanda: per quale motivo i faraoni successivi vollero cancellare Akhenaton dalla memoria del mondo? Perché Akhenaton fu il primo faraone e forse anche il primo essere umano che rinunciò alla religione ufficiale, nel caso dell'Egitto, la religione pagana fatta da tantissimi dei, e insegnava che la divinità, o Dio, come vogliamo chiamarla, era luce, ce n'era soltanto uno, e la luce portava alla vita. Ora immaginiamoci in una civiltà come quella egizia, dove la religione era tutto, era più della politica, permeava qualsiasi cosa, l'impatto culturale, sociale, politico che ha avuto questa idea. Quindi finché Akhenaton è rimasto in vita, ha fatto quello che ha fatto, e quindi probabilmente quello che noi nella Bibbia chiamiamo Mosè, probabilmente era Akhenaton sotto falso nome. Ma quando è morto, quelli che l'hanno succeduto hanno cercato di cancellarlo. Questa è storia. Su questo fatto già incredibile di per sé, che ha fatto scrivere tantissimi libri su Akhenaton, c'è un fatto misterioso. Questo sovrano egiziano, che era talmente brillante da aver partorito quello che noi chiamiamo il monoteismo, aveva delle fattezze fisiche a dir poco strane. Aveva un viso molto allungato, aveva degli arti fini e lunghi, quasi il doppio di un essere umano normale. Aveva dei fianchi che sembravano quasi quelli di una donna. Sì, lo Sembrava vediamo essere... proprio in queste Esatto. statue. Questa sono delle raffigurazioni, quindi non sono idee, sono raffigurazioni di Akhenaton che ci dicono che lui fisicamente era molto diverso da qualsiasi egizio del suo tempo, al punto tale da non sapere se si trattasse di un uomo o di una donna. La cosa interessante è che anche il resto della sua famiglia aveva queste stranissime fattezze. Addirittura c'è una statua della figlia che ha il cranio allungato in maniera incredibile, quasi il triplo del normale. Ora la domanda è, come vediamo, questa potrebbe essere la moglie o la figlia, c'è dubbio, e non è come alcuni pensano che questo cranio è stato fatto con la fasciatura del cranio da bambini, perché vediamo che le fasciature al cranio riducono o lasciano inalterato il cranio. Questo cranio invece è proprio più grande, come si vede nella foto a destra, addirittura sembra quasi essere il triplo di un cranio normale. Quindi questo allungamento del cranio non può essere fatto artificialmente,
perché altrimenti avremmo solo un cranio a cono, non può essere neanche frutto di una degenerazione genetica, perché non conosciamo nessuna degenerazione genetica di questo tipo. E la domanda è: perché lui, sua moglie e sua figlia, quindi tre esseri in tutto l'Egitto, avessero queste fattezze? E per questo ho scritto un libro, perché quello che ha detto, quello che ha fatto e l'aspetto di Akhenaton lo rende un caso unico nella storia mondiale, al punto tale da far venire qualcuno il dubbio, ma era davvero un essere umano o no? E secondo le tue ricerche ci puoi anticipare qualcosa che hai potuto raccontare nel libro? Cioè, secondo le tue ricerche, poteva essere di origine, ma parliamo di origini terrestri o extraterrestri, oppure parliamo di una specie umana diversa, soprattutto per questo cranio allungato? Allora, te lo spiego così. Proprio al 99%, quello che noi chiamiamo Mosè era Akhenaton, perché Mosè è un nome egiziano, e il Mosè biblico e Akhenaton sono vissuti quasi nello stesso periodo di tempo, hanno fatto le stesse cose riguardo alla religione. Di Mosè viene detto una cosa davvero particolare, non spesso si legge nelle chiese perché è un po' imbarazzante. Si dice, quando si può leggere questo nell'Esodo, quando Mosè camminava insieme al suo popolo, era seguito da una nube, Questa nube ogni tanto scendeva, qualcuno usciva, parlava con lui, si organizzavano, rientrava nella nube e andava via. E questo è accaduto diverse volte nel corso del tempo. Lui chiamava chi era questa nube Yahweh. Questa nube era luminosa la notte e oscura di giorno. E questa nube conduceva gli Israele nell'Egitto. Ora, quindi, se noi volessimo dare un linguaggio moderno al racconto di Esodo, dovremmo dire che la nube era un oggetto volante non identificato. Perché per viaggiare sopra un accampamento, scendere, risalire, qualcuno usciva, qualcuno entrava, evidentemente chi l'ha descritta ha visto qualcosa che è molto simile a un oggetto volante non identificato. Se Mosè e Akhenaton sono la stessa persona, e sembra proprio che lo siano, il racconto ci induce a dire che Mosè, Akhenaton, erano in contatto con qualcuno che veniva da un altro mondo. Questo è il racconto e la deduzione storica. Se poi ci aggiungiamo che Akhenaton aveva delle fattezze, che non possono essere semplicemente umane, perché alcuni hanno tirato fuori la sindrome di Marfan per spiegare la strana fisionomia di Akhenaton, ma non corrispondono l'aspetto di Akhenaton non corrisponde a quello di qualcuno che ha la sindrome di Marfan. Altri hanno detto che era un'usanza stilistica dipingere e scolpire il re in quella maniera, ma non è vero, perché di tutte le sculture di quel tempo, solo Akhenaton, la moglie e la figlia hanno queste fattezze, gli altri no, gli altri sono egiziani normali. Quindi evidentemente queste tre persone avevano caratteristiche fisiche e anche intellettuali nettamente diverse da tutto il resto dell'Egitto. Se dobbiamo fare la deduzione che Mosè e Akhenaton erano la stessa persona e che Mosè parlava con qualcuno che veniva sulla nuvola, allora la possibilità che Akhenaton fosse lui stesso, fosse in contatto con qualcuno che veniva dall'esterno, sono estremamente elevate. Perché se Akhenaton e Mosè ha cambiato la storia, questo è un fatto. Ho capito. Sì, chiaramente è molto affascinante. È un libro che sinceramente, appena avrò la possibilità, finita la pandemia, finito tutto questo periodo, partirà, lo voglio leggere perché sono molto attratto da queste tematiche che sono legate sia un po' all'ufologia e quindi al contatto con gli alieni, col mondo Egitto, soprattutto quello della prima parte. Ecco, ci hai portato anche questa immagine che volevo farti vedere. Se me la puoi raccontare, cosa stiamo parlando? Ecco, a sinistra si vede che Akhenaton ha delle fattezze diverse dagli altri egizi che sono raffigurati. Cioè, Akhenaton è la moglie, Nefertiti, e si vede in maniera netta come sembra quasi avere le cosce di un cavallo. È proprio
diverso da come noi vediamo raffigurare gli egiziani in tutti gli altri dipinti. Vediamo che le mani e le gambe sono estremamente sottili e le dita sono lunghissime. E vediamo che il cranio di Akhenaton, che in questo caso è però nascosto dalla corona dell'Alto e Basso Egitto che è sulla testa, sembrerebbe indicare un cranio lunghissimo. Vediamo che Akhenaton e la moglie sono devoti o si rivolgono a un disco che emana luce. Ora, noi diciamo che questo disco che emana luce è il sole, ok, potrebbe anche essere, ma potrebbe anche essere quello che Mosè chiama la nuvola, che di notte era luminosa e di giorno era a forma, era scura. Quindi entrambi i racconti dicono che il condottiero, Mosè o Akhenaton, si rivolgevano continuamente a questo oggetto che li seguiva. Sulla destra vediamo che, a differenza di tutti gli altri faraoni, Akhenaton fa scolpire scene di vita familiare, scene di vita intima. C'è lui e la moglie con dei bambini, e quindi notiamo che non si tratta di una iconografia ufficiale. Cioè, cosa vogliamo dire? Molti faraoni avevano delle deformità fisiche, ma quando li vediamo nelle statue sono perfetti, perché il volto ufficiale deve sempre essere perfetto. Ora, Akhenaton è imperfetto, ha queste deformità anche nelle immagini familiari, quindi non era un'iconografia ufficiale dove per qualche motivo lui voleva sembrare diverso, ma proprio nelle scene di vita familiare lui era, vogliamo dire, deforme o diverso dal resto degli egiziani di quel tempo. Parliamo del ciclo del 1400 a.C., più o meno la stessa età che dovrebbe avere Mosè. Ecco, qua vediamo la mano, vedete, specialmente l'indice, sembra avere una lussazione. Io quando l'ho visto diversi anni fa, mi ricordava molto la mano di E.T., se ricordi quel film degli anni 80, dove c'era quel lufetto che aveva il dito molto più lungo del normale. Scusa, forse... ma non potrebbe essere semplicemente un'imperfezione dell'autore di questa opera? Faccio chiaramente... Sì, sì. Semplicemente una domanda per capire, non potrebbe essere, come dicevo, l'imperfezione dell'autore, l'artista che ha fatto questa scultura, questo basso livello. Certo, se fosse un disegno privato, allora sì, se un disegno privato può essere fatto, ma questo è un disegno di corte, cioè vuol dire che quello che a quel tempo era l'imperatore del mondo, diciamo il presidente americano dei nostri giorni, che commissionava una statua a degli scultori, è ovvio che doveva essere semplicemente perfetta, non era ammissibile, specialmente agli egiziani, che ci fosse una statua che raffigurava il faraone senza che il faraone l'avesse autorizzata. Quindi qualsiasi tipo di pensiero di errori o manomissioni va scartato a priori, perché sono statue ufficiali che avevano il benestare della corona. Quindi Akhenaton diceva, sì, io sono effettivamente così, altrimenti quelle statue sarebbero fatte a pezzi della corte di Akhenaton. Non è possibile che a corte ci siano errori. Basta vedere il resto delle statue egiziane, sono favolose. E quello è il periodo, sì, del massimo splendore. Sì. Tra l'altro, quando abbiamo visto le immagini, queste qua, della figlia, della moglie di Akhenaton, con questo cranio particolarmente allungato, noi già nel corso della puntata di Fusilli abbiamo chiacchierato con altri autori proprio su questa tipologia di cranica, diciamo, dolidocefali, dove ci sembra di aver capito che un po' in tutto il mondo antico, non solo chiaramente in Egitto, ci potesse essere questa caratteristica, come abbiamo, morfologica del cranio, in Perù, Malta, un po' in tutto il mondo, in Cina sono stati ritrovati tanti crani allungati. Quindi potrebbe essere che siamo di fronte a una forma diversa di essere umano. Ecco, la domanda qui è, dato che siamo in Egitto, è leggermente diversa, perché in tutta l'area medio orientale, in tutti i tempi, in quell'area, questi sono gli unici tre, cioè quella di Akhenaton, della moglie e della figlia, sono gli unici tre esemplari di persone che hanno un cranio allungato. Ma non è tutto qui. Quando hanno scoperto le mummie dei vari faraoni, nessuna delle mummie ha il cranio allungato. Solo queste statue.
Allora la domanda è: queste persone con cranio allungato saranno morte? Dove stanno? Cioè, perché nessuna delle mummie che è stata ritrovata, nessuno degli scheletri, proprio nessuno, è riportato, c'è cioè, una struttura umana con un cranio simile. L'unica domanda, cioè l'unica risposta, io vado per risposte più semplici, è che queste persone, prima di morire, se ne sono andate da qualche altra parte, perché altrimenti noi avremmo nelle varie, almeno in qualche mummia, lo stesso fenomeno che abbiamo avuto in Centro America, in cui si sono trovati delle strutture umane col cranio allungato, ma queste di fatto non ci sono. Quindi io propongo che in qualche maniera sia Kenyatta che la sua famiglia forse non sono proprio morti come alcuni hanno supposto. Avremmo trovato i cadaveri. Nei cadaveri non si trovano. Quindi da qualche parte se ne sono andati. Questa è semplice logica di un detective, diciamo così. Non manca il Certo, cadavere. certo. E quindi hai teorizzato qualche tua ricerca Ora su io mi questo? rifaccio molto alla storia di Mosè. Mosè viene perché è la stessa storia. Ovviamente la storia di Mosè è stata mitizzata. Faraò, il Mosè contro gli egiziani, ok. Però nei punti principali, una storia abbastanza plausibile, e nell'ultima parte viene detto che Mosè non venne seppellito in Palestina. Salì sul monte e Yahweh gli chiuse gli occhi e fece sparire il suo corpo. Ed è proprio quello che accade a Akhenaton, cioè il corpo di Akhenaton è sparito. Se non c'è in Egitto, da qualche parte lo sono portato. O lui, prima di morire, ha fatto un viaggetto forse, perché non c'è, questo è un fatto, non c'è Altrove, diciamo così. altrove. Quindi tu pensi, sostieni che probabilmente faccia parte di qualche civiltà che veniva da fuori Probabilmente da. sì, non tanto per quello, per l'aspetto che ha mostrato, ma per quello che ha detto, per quello che ha fatto. Cioè, Akhenaton era avanti millenni rispetto alle idee umanistiche, sociali, sociologiche del tempo dell'epoca. Ma Mosè, Akhenaton aboliva la religione, Akhenaton ha abolito la guerra, infatti l'esercito si è ribellato perché lui promuoveva la pace. Era completamente diverso, sarebbe quasi un New Age, diremmo oggi, ma nel 1400 avanti Cristo. Cioè, era talmente avanti da rendere, al di là delle sue fattezze, che davvero si può pensare che forse non apparteneva come minimo al suo tempo. Forse neanche al suo luogo. E scusami, l'ultima domanda e poi ci salutiamo perché chiaramente, come ho detto, la trasmissione ha una durata particolare. Ma diciamo che il libro è disponibile su Amazon insieme a tutti gli altri. Esattamente, c'hai una casa editrice oppure un'autopubblicazione? Adesso sono un autoprodotto, poi in futuro vedremo. Ok, va bene. E senti, cara. Allora, mi ha fatto piacere risentirti perché questo argomento è veramente molto sentito, è un argomento che ci piace ascoltare perché quando si parla del mondo dell'antico Egitto c'è sempre tanto da raccontare. Io ti volevo ringraziare per aver partecipato e per aver dato la possibilità agli spettatori di fare una chiacchierata delle sulle tue ricerche. E quindi, casomai, ti invito di venire la prossima volta in un'altra trasmissione, se non anche in quella là della diretta del venerdì. Ti Quindi ringrazio. sì, ti saluto e voglio salutare chiaramente tutti gli amici di TV City e l'invito a mettere il mi piace, a sostenere la pagina di La Storia Oltre la Storia e noi sicuramente ci rivedremo con un'altra puntata sempre su questo canale o con le pillole di TV City o con la trasmissione La Storia Oltre la Storia. Un saluto a tutti, ciao Carlos, alla prossima. Buonasera a tutti, ciao. Grazie.